contesto operativo dovendo soddisfare bisogni del tutto particolari, che sono quelli della malattia molto acuta e spesso non avendo la possibilità di dare attenzione a altri risvolti, che sono quello che le persone sentono, i bisogni più profondi, la storia che sta dietro all'arrivo, in questo caso in un pronto soccorso. Molto spesso trascuriamo queste storie in realtà sono la chiave di volta anche per la cura. Negli anni ho potuto lavorare anche in un reparto di medicina, un particolare reparto di medicina, che è la medicina d'urgenza, dove ho sviluppato particolare attenzione per l'ambito della cura che si protrae nel tempo. Dopo un certo numero di anni è aumentato il desiderio di poter cambiare, di potersi dedicare ad aspetti organizzativi, ma anche di avere più tempo da dedicare alle persone. Pensavo di arrivare in un piccolo contesto di periferia e in realtà mi si è aperto un mondo, devo dire, sorprendente in termini di professionalità, le prime che ho potuto conoscere. L'ambito chirurgico che appare molto importante e molto all'avanguardia. Attenzione per i bisogni umani del paziente e dei familiari, la sicurezza delle cure, innovazione sul piano dell'approccio clinico e diagnostico, per esempio, integrando nella pratica clinica alcune strumentazioni come l'ecografia bedside, cioè al letto del paziente da poter eseguire regolarmente durante il giro medici. Ai colleghi del reparto di medicina e anche della clinica desidero dire che sono qui per imparare. Per non stravolgere un mondo, per garantire e garantirci una crescita, che sia, comune. Un caro saluto a tutti, spero che potremo lavorare e crescere insieme nei prossimi anni ed essere a disposizione in maniera adeguata ai pazienti e ai loro familiari qui in Clinica Rizzola.